Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Rosaria Silipo, Principal Data Scientist in CNAIM. Ciao Rosaria, grazie per essere qui oggi e della tua disponibilità. Ciao. Oggi per la doppia cifra, ovvero il decimo episodio, abbiamo un episodio un po' particolare perché dato che ho scoperto che mi seguono tanti, tanti neolaureati oppure laureandi, comunque ancora in corso di studi, avevo idea di fare una puntata un po' orientativa per il lavoro, per il mondo del lavoro. Quindi la scaletta di oggi sarà un po' diversa dalla solita, se avete seguito le puntate precedenti, però comunque penso che possa essere utile per tutti quelli che ci ascoltano, per tutti i più giovani, diciamo, e anche per me stesso, perché comunque io sono ancora all'inizio della mia carriera. Quindi, scusa Rosaria se ti ho trascurato un secondo. Partiamo subito, ti do la parola e ci racconti un po' di te, chi sei, cosa hai studiato, cosa hai fatto e cosa fai attualmente. Allora, io sono Rosaria Silipo, come hai detto te prima. Al momento lavoro come Head of Evangelism a NIME. Sono nel mondo del data science da sempre. Ho studiato ingegneria elettronica a Firenze e mi sono laureata nel 92 con una tesi sulle reti neurali per l'analisi automatica dei battiti cardiaci. E da allora ho sempre fatto analisi dei dati. Ho alternato progettazione di algoritmi di machine learning e soluzioni di problemi di data science con lavori di programmazione pura, insomma, ho fatto anche la programmatrice per diversi anni. Comunque, diciamo, fra alti e bassi, anche dovuti un po' alle mode di quanto andava di moda l'analisi dei dati, ho sempre lavorato con i dati, insomma, con l'analisi dei dati e con i dati. Certo, scusa, un secondo. Le reti neurali nel 92 è tanta roba, eh? Sì, allora, tanta roba, andavano di moda, e infatti ora si chiama data science, ma nel 92, che io ho cominciato la tesi nel 90, era la fine del 90, a dicembre, e nel 90 già si chiamava intelligenza artificiale, quindi ho fatto l'intelligenza artificiale, sono passata al data mining, sono passata al big data, sono passata al data science e ora di nuovo l'intelligenza Io sono nato nel artificiale. 94, fai un po' te. Lo so, io sono una veterana Esatto, dell'analisi dei dati. fantastico. È uscito negli anni, no, mi sembra nel 93, uscì il Decision Tree, nell'87 la Backpropagation, negli anni 2000 uscirono i Recommendation Engines, poi vennero fuori i Big Data, quindi l'altro Recommendation Engine, quello che si fa su Spark. E poi ora ultimamente sono tornate di moda le reti neurali perché in realtà, per esempio, le long short-term memories, quelle erano già uscite nel 97, mi pare. E però appunto non si riuscivano a usare bene perché erano troppo computationally expensive. Esatto. Adesso invece è molto più semplice, eccetera, eccetera, e quindi sono tornate di moda. Ma anche le convolutional neural networks, anche quelle sono fine anni 90, mi sembra, qualcosa del genere. Quindi non è che è roba nuovissima, è Sì, roba certo. nuovissima nel senso che ora si può Adesso è alla portata di sperimentare tutti. bene. Esatto, si può sperimentare bene, si possono fare tante prove, insomma, Sì, anche con un diciamo non ci computer vogliono da quelle casa, diciamo, si settimane. può, chiunque può Sì, basta mettersi lì. anche un computer con una GPU diventa fattibile, ecco, insomma, mentre prima ci volevano settimane, quindi ovviamente era teoricamente interessante, ma praticamente non, soprattutto se appunto poi devi guadagnare uno stipendio, non era fattibile. Certo, scusa, scusa, continua. No, no, e basta. Quindi questo, ho lavorato con le reti neurali dal 92, poi sì, ho fatto con alterne vicende, appunto alternando con lavori di programmazione, ho sempre lavorato nell'analisi dei dati. Adesso lavoro come Head of Evangelist e l'altra domanda che mi fanno sempre è: che cos'è un evangelist? Esatto, Che volevo cosa fa farla. un evangelist? Me la volevi fare, ecco. Allora, un evangelist è una cosa un po' a metà fra un technical engineering engineer e un insegnante. Quindi quello che facciamo noi,
Ci danno dei problemi, li risolviamo e poi non ci fermiamo lì a spiegarlo al cliente, ma andiamo in giro, spieghiamo a tutti, facciamo vedere la nuova tecnica, insegniamo l'algoritmo, queste cose qui. Quindi c'è una forte componente di insegnamento. Ovviamente poi c'è anche un pochino di marketing perché lo mettiamo sui social, Chiaro. facciamo vedere, ce ne vantiamo un po', ecco, insomma, della fantastica soluzione che abbiamo trovato. Sì, siamo un Ok. po', ce ne vantiamo un po'. E invece, quindi di cosa si occupa Naim? E Naim è un, produciamo software per l'analisi dei dati, ovviamente, e per l'analisi dei dati ci sono due software, uno è il Naim Analytics Platform è open source, è basato su Visual Programming e c'ha tutte le operazioni, tutti gli algoritmi che ti permettono di portare i dati da A a B, quindi da A a B vuol dire che ci sono le operazioni per ETL, quindi per la trasformazione dei dati, il machine learning, la statistica, i big data ci sono anche lì dentro, poi insomma tutto quello che ti permette di trasformare i dati lo trovi lì dentro, quindi è una piattaforma per l'analisi dei dati, open source e visual programming. Chiaro, quindi diciamo non ti sto a chiedere che strumenti utilizzi nel tuo lavoro, giusto? No, infatti, ovviamente uso Naim Analytics Platform come il tool principale, anche se Naim Analytics Platform in realtà è stato progettato per essere open e quindi vuol dire che si può integrare anche con Python, con R, con Fantastico. JavaScript, con Java, insomma con un numero di altri linguaggi di scripting o di programmazione. Quindi Probabilmente. alla bisogna faccio anche un po' di Python e un po' di R. Ok. Probabilmente ci saranno delle API oppure semplicemente dei pacchetti appositi, no? C'è un pacchetto, sì, esatto, c'è un'estensione, un'extension, ci sono dei, non so se è presente come funziona Naim, come ho detto, è basato su Visual Programming, quindi fai tutto il drag and drop, ogni nodo è specializzato a fare qualcosa e ti costruisci una pipeline di nodi. E la pipeline è come lo script in Python, che ti Chiaro. prende i nodi, li legge e poi fa tutte le varie operazioni. E alcuni di questi nodi ti permettono di scrivere Python script, oppure script di R, oppure piccoli segmenti di codice di Java. E quindi se c'è una cosa che hai già pronta in Python, la sai fare solo in Python, esiste solo in Python, allora ti apri il tuo nodo di Python script e ci metti quelle linee di codice che ti servono. Chiaro, quindi è anche molto versatile. Infatti, proprio una domanda interessante volevo farti è, quindi si possono sviluppare soluzioni complesse, diciamo, che poi le soluzioni in realtà devono essere semplici, soluzioni semplici per problemi complessi di data science anche usando un tool, che è code free, no? Sì, assolutamente, sì, certamente. Ovviamente dipende dal tool che usi, il tool deve essere buono, insomma, però sì, Certo. certamente. Noi abbiamo, fra le cose che abbiamo fatto recentemente, per esempio, una mia collega ora sta sviluppando un'applicazione per generare musica come Schubert, insomma, sullo stile di Schubert. E quindi questa è musica che non esiste, che però, siccome lei usa una rete neurale con sempre long short-term memories, e sono state addestrate sulla musica di Schubert e quindi produce musica come quella di Fantastico. Schubert. Un'altra che abbiamo fatto, questa l'ho fatta io 2 anni fa, abbiamo generato dei testi per le musiche rap. Anche lì abbiamo sempre una rete neurale, l'abbiamo addestrata su testi di musiche rap e alla fine abbiamo costruito un loop per cui ogni dati primi, i precedenti 100 caratteri devi predire il 101esimo, e poi appunto il 101esimo veniva riportato indietro per alimentare, non lo so, io con l'inglese e l'italiano ormai faccio un po' di Non c'è problema, confusione, non c'è problema, scusa. possiamo mixare. Infatti, quindi lo riportavo in ingresso, ecco, lo riportavo in ingresso alla rete neurale e quindi mi prediceva il 102esimo carattere e così via, fino a che alla fine mi costruiva tutto un testo per una musica rap, oppure un testo in stile di Shakespeare. E queste sono tutte cose che abbiamo fatto col deep learning, completamente code free. Quindi Certo. senza scrivere una linea di codice. Ovviamente il code free in realtà si basa sulle librerie di Keras e quindi è un'interfaccia grafica sovrapposta alle librerie di Keras. Chiaro, quindi quali sono i vantaggi principali del code free, cioè del no code? Beh, allora il primo vantaggio, quello più chiaro, è che non bisogna essere programmatori per sviluppare un'applicazione di data science anche avanzata. Quindi questo. Insomma, questo è il vantaggio principale.
Ovviamente se sai programmare un po' aiuta, perché alla fine devi sempre portare i dati da A a B e quindi la sequenza è un po' la stessa della programmazione, anche se non è esattamente la stessa, perché io ho programmato e mi ricordo che non usavo Nine perché allora non esisteva, ma mi ricordo che fu il problema più grosso fu passare dalla forma mentis della programmazione, quindi sequenziale un dato dietro l'altro, alla forma mentis dell'analisi dei dati, che ti prende una matrice di dati e te la trasporta pezzo pezzo. Certo. Comunque dicevo, sì, quindi la prima cosa è che non bisogna essere programmatori, si possono fare applicazioni per l'analisi dei dati anche avanzate senza saper programmare. La seconda è che si impara facilmente, è piuttosto veloce insomma da usare. Io so programmare, però quando mi chiedono di fare un prototipo veloce che magari ho già pronto, insomma mi ci vuole meno tempo a assemblare una pipeline visuale che non a riscrivermi tutto lo script, quindi certo. Anche se uno sa programmare magari non disdegna, ecco, di farlo velocemente con il visual programming. Poi se uno è un programmatore dentro e nell'anima vuole programmare, si prende il suo Python script e ci scrive il suo codice, però se lo scrive dentro un nodo di Nime, poi può collaborare con i suoi colleghi, quelli che non programmano, all'interno della stessa pipeline, quindi certo. Come strumento di collaborazione. Quindi questi sono i vantaggi principali. Cioè, quindi è l'accessibilità il maggior vantaggio, no? È l'accessibilità. L'esperienza d'uso, user friendly. Sì, esatto. Okay. Sì. Diciamo, per par condicio ti devo chiedere anche gli svantaggi. gli svantaggi, cioè alcune persone non gli piace fare il visual programming, sono programmatori dentro e hanno quella forma mentis per cui devono andare un dato dietro l'altro. Quindi, questo, ma questa è una questione di preferenze, quindi assolutamente. Altri svantaggi, non lo so, magari a volte quando si usano i programmi, per esempio se si va a lavorare in C, sicuramente sono più veloci, questo sicuramente dal punto di vista dell'esecuzione. Anche se ormai ci sono delle librerie per velocizzare anche l'esecuzione di applicazioni che sono state sviluppate in visual programming, quindi. Ok. Quindi queste sono le principali, è una questione di preferenze principali. Ci potrebbe essere il rischio magari con il drag and drop, magari con diciamo mettere utilizzare modelli complessi con pochi click, non ci potrebbe essere il rischio di non usare il modello adatto, oppure di ottima domanda. Allora, quello che trovo spesso quando insegno, quando faccio i corsi, è che la gente pensa che siccome non si deve programmare è più facile, è roba per semplificata. Esatto. Non è così. La matematica va saputa, bisogna conoscere gli algoritmi, insomma alla fine la cosa più importante è sapere quello che si fa, quindi certo. Bisogna conoscere gli algoritmi, bisogna avere una impostazione del problema in forma matematica, quindi anche in forma di matrici di dati. Bisogna avere chiaro cosa fanno le varie trasformazioni dei dati. Se vogliamo usare un algoritmo di clustering, bisogna normalizzare. Vedo a volte degli errori terrificanti e ovviamente questo poi produce delle interpretazioni sbagliate su cui si prendono delle decisioni che non sono corrette, ma questo lo vedo però anche in Python, devo dire, perché mi è capitato proprio recentemente che vedo degli script e sì, appunto anche lì devi sapere cosa fai, devi sapere certo. Se bisogna normalizzare, devi sapere come interpretarlo, quando cambiare certi parametri, se usi una rete neurale per esempio, perché non usare certe funzioni di attivazione, perché usare le altre. Per esempio abbiamo sviluppato a un certo punto un algoritmo per la fraud detection, per le sì. Carte di credito. Classico. E per le transazioni delle carte di credito. E abbiamo usato non so se il problema delle transazioni delle carte di credito è che c'hai un sacco di dati legali, insomma, che vanno bene, e di frodi ne hai pochissime, un po' certo. Perché non si riconoscono, un po' perché non sono effettivamente tante. C'è un problema di sbilanciamento quindi, del dataset. Ma sbilanciatissimi, non è nemmeno che è un 20-80%, è proprio uno 0,3% certo. E poi tutto il resto sono transazioni ottime. Quindi in questo caso non si può fare un'applicazione classica dove si prende il modello, si addestra il modello, si testa il modello, non va bene. In questo caso quindi noi abbiamo usato un'applicazione basata su un autoencoder, okay.
quindi un autoassociatore, mi sembra che si chiamava ai tempi, ora si chiama autoencoder. Penso neurale, che lo conosciamo tutti come autoencoder. Autoencoder. Allora, quindi si prende un autoencoder, si addestra l'autoencoder a riprodurre i dati sullo strato di uscita e quindi poi si calcola la distanza fra quello che c'era in ingresso e quello che c'era in uscita. Si addestra soltanto sulle transazioni, quelle legittime, quelle normali, e quindi se la distanza è poca vuol dire che la transazione era di quelle che la rete aveva già visto durante il training e quindi normale, se invece la distanza è tanta vuol dire che probabilmente è una frode o una cosa strana, insomma. Certo. Ecco, quindi questa era la rete, e mi ricordo che non ci venivano dei risultati buoni. Alla fine, facendo un po' di ricerche, abbiamo trovato che la funzione di attivazione da usare in questo caso non è la ReLU. L'autoencoder non funziona bene se usi la ReLU, anche okay. Se la ReLU ora è molto popolare perché con le LSTM, con tutte le altre nuove reti neurali con tanti strati nascosti, pare che funzioni meglio. Quindi alla fine uno deve sapere cosa fare, deve sapere cosa cercare, se non funziona, come migliorarlo. Quindi assolutamente, codeless non vuol dire mathless, vuol dire fantastico. Devi sapere. Certo. Sì, anche perché alla fine se uno ha un minimo di dimestichezza con i linguaggi di programmazione, anche tutti i nuovi pacchetti, le nuove librerie sono molto accessibili, cioè non sono difficili da usare materialmente. Quindi magari sì, non è soltanto un problema di codeless, è un problema proprio di mettersi lì, fare un modello soltanto quando sai che cosa fa il modello anche dentro, cioè anche dietro nel back-end. Sì, esatto. Esatto, fantastico. Oppure se per esempio usi un random forest, mm-hmm, e vuoi fare, per esempio, vuoi vedere quali sono, qual è l'importanza delle input features, sì, anche lì se prendi la statistica dei vari alberi del random forest lo vedi, però devi sapere cosa stai facendo, se chiaro, non lo sai fai un po' a caso. Va bene, devo sfruttare tutta la tua esperienza, perché dato che tu l'hai vista tutta praticamente la data science, allora ti chiedo che cos'è la data science, o meglio che cosa non è la data science. Allora, la data science è, appunto, come ho detto, è quello che si chiamava allora l'analisi dei dati, quindi quello che prende il dato e lo porta da A a B, che può essere un po' di tutto, può essere un recommendation engine, può essere una classificazione, può essere una predizione, una demand prediction, può essere un outlier detection, come il caso delle frodi nelle transazioni da carte di credito. Quindi secondo me la data science è un po' tutto quello che ha a che fare con l'analisi dei dati. Quello che non è, e che secondo me è un po' l'equivoco che c'è di questi tempi, tempo fa ho postato una cosa su LinkedIn e su Twitter e ho avuto un sacco di reazioni, è quello che non è, secondo me, appunto, è programmare, basta, non è soltanto programmare. Saper programmare non vuol dire saper fare la data science, per chiaro. Saper fare la data science bisogna sapere gli algoritmi. Certo, bisogna sapere la statistica, l'algebra lineare, la probabilità. La probabilità e le diverse funzioni, le distanze, insomma. Certo. Il calcolo degli errori, quindi come si fa a fare, per esempio, se io ho un algoritmo che mi funziona al 99% e un altro che mi funziona al 98%, se uso la overall accuracy, quale dei due è sicuramente meglio? Chiaro. Quando devo usare la overall accuracy e quando devo usare il Cohen's Kappa? Insomma, queste cose qui, ecco, sì, queste certo. cose qui vanno... Saper decidere qual è la metrica adatta anche rispetto al problema. Esatto. Perfetto. Cosa pensi che cerchiamo di fare con la data science, ma ancora non ci riusciamo? Qual è una sfida? Allora, una sfida della data science attuale di oggi? Allora, con la data science si possono fare parecchie cose al momento. Le ho dette prima, durante gli anni nuovi algoritmi sono stati introdotti, quindi le cose che si possono fare sono tante. Tantissime. Oltretutto, c'è un, secondo me, moltissimo si può imparare dagli altri campi. Ci sono dei, come si dice, è un problema di cross-pollination, quindi quello che si impara negli altri campi, per esempio io ho imparato parecchie cose nel life science che non è necessariamente il collegato al data science, però usano spesso gli algoritmi di machine learning. Ho imparato certo. delle applicazioni, ho imparato a usare gli algoritmi machine learning per delle applicazioni magari non proprio ortodossi. Quindi si possono fare parecchie cose e parecchio c'è da imparare. Secondo me quello che al momento non si può fare benissimo è, come posso dire, costruire, cioè al momento si prendono i dati vengono dal mondo, si addestra un algoritmo su questi dati e l'algoritmo rispecchia quello che fa il mondo. Esatto.
Quindi, per esempio, tutta la parte di bias o tutta la parte di, come si chiama, di unfair decisions. Polarità? Sì, esatto, tutta la parte di decisioni polarizzate che vengono dai dati che usiamo, il machine learning non lo può cambiare, usa quei dati e fa quelle cose che impara dai dati. Certo. Ecco, una cosa che secondo me potrebbe migliorare è poter insegnare al machine learning a prendere delle a migliorare le decisioni che il mondo fa, anche se lì poi si entra in un terreno minato, perché sì. Ovviamente chi è che decide che cos'è la decisione migliore, ovviamente. Certo. Quindi, sì. Comunque sì, quella secondo me è la parte dove il machine learning al momento è carente. Sì, è chiaro, perché diciamo ancora non abbiamo sviluppato una coscienza artificiale, ma soltanto un'intelligenza che prende spunto dai dati che mettiamo a disposizione noi in quanto umani. Esatto. Quindi dati umani con i nostri bias cognitivi, riflettiamo i bias negli stessi algoritmi, no? Esatto. Sì, quindi alla fine ti tirano fuori quello che tu gli hai messo a disposizione. Chiaro. Era bias. Quindi tu, in quanto principal data scientist, è anche evangelist, giusto? ti è anche capitato di fare dei colloqui tecnici, immagino, no? E di assumere anche dei data scientist nella tua azienda o in quelle precedenti? Sì, nel mio gruppo siamo una decina e li ho assunti quasi tutti io. Quindi ah, sì, fantastico. sì, no, ne ho fatti diversi, però ho cominciato a assumere 6 anni fa. Mm-hmm. E quindi sì, ho fatto diversi colloqui, ho imparato anche diverse cose nel frattempo. All'inizio tutti volevano essere data scientist, e in un data science lab ci si specializza tutti un po'. Ci si specializza un po' sugli algoritmi, ma anche soprattutto sulle operazioni. Quindi alla fine c'è chi si specializza sulla parte di data engineering, chi si specializza sulla parte degli algoritmi, e chi si specializza invece sulla parte della produzione, quindi del post certo. Training, quindi quando le cose vengono messe in deployment. E tutti hanno a che fare con i dati, ma hanno, diciamo, una piccola sfumatura, una sfumatura un po' diversa, anche perché la prospettiva è diversa. Quindi, per esempio, un data scientist, almeno qualche anno fa, nessuno voleva fare la pulizia dei dati, perché la pulizia dei dati si fa a mano e non è la parte che interessa il data scientist, che in realtà non è vero, perché... Allora, quando negli anni 90 noi dicevamo che c'era questo modello garbage in, garbage out, quindi certo. Se i dati fanno schifo, quello che abbiamo le predizioni fa schifo. È abbastanza semplice il concetto. Quindi, prima di tutto la pulizia dei dati è importante, secondo la pulizia dei dati va sistematizzata e si può usare il machine learning per fare una pulizia dei dati che è ancora più efficiente. Chiaro. Quindi questa cosa qui non è, insomma, è un po' più accettata. Comunque sì, la prima cosa che secondo me uno dovrebbe fare quando manda un curriculum è presentarsi per il ruolo che gli piacerebbe di più. Quindi se è un data engineer, se vorrebbe lavorare con i big data, se è invece uno specialista di algoritmi, o se è un IT specialist, quindi qualcuno che vuole mettere in produzione gli algoritmi finali. Certo, chiaro. Tra l'altro, a proposito di questo, c'è sempre, ultimamente vedo anche tra i post di LinkedIn, c'è un po' questa polemica, che secondo me è anche un po' giustificata, se dobbiamo dire, anche perché mi interessa personalmente. Spesso quando c'è un annuncio per una posizione di data scientist e profili simili, spesso l'annuncio di lavoro è molto molto ampio, magari anche per delle figure junior si vedono scritte praticamente competenze che praticamente fanno intendere che si vuole assumere un team intero di data science, no? Quindi magari quella stessa posizione è messa lì per attirare più profili e poi ognuno cerca di indirizzarsi anche da solo verso la posizione che preferisce. Non lo so, correggimi se sbaglio. Sì, è un po' così, sì, anche perché non è facile trovare certe competenze, quindi si spara un po' nel mucchio e si spera che qualcuno risponda. Ok, perfetto. Ok, quindi dato che tu hai fatto anche tanti colloqui, allora sfruttiamo questa cosa, quindi per chi ci sta ascoltando drizzate le orecchie, perché adesso chiediamo le dritte, diciamo, per diventare un data scientist e per andare a lavorare in azienda, cioè cosa che ci vuole, cosa non deve mancare nella cassetta degli attrezzi. Allora,
Quello che guardo io ora non parlo per il mondo intero. Comunque, dal mio punto di Certo, vista, ovvio. io guardo due cose, nel curriculum. Nel curriculum guardo il tipo di studi che hanno fatto, quindi non deve necessariamente essere un master su data science, perché non ce ne sono tantissimi, quindi non posso pretendere che abbiano studiato esattamente il master per il data science, però guardo se hanno un titolo di studio tecnico, quindi fisica, matematica, ingegneria, quindi questo tipo di studi con una Statistica, predisposizione un immagino. po' alla matematica, statistica, esatto, una predisposizione un po' alla matematica. A volte vedo, per esempio, gente che ha studiato, lettere e poi fa un corso di 3 mesi su Coursera e questo, insomma, secondo me non è abbastanza perché imparano su Coursera un po' di cose, ma gli manca la predisposizione a pensare in termini matematici. Quindi questa è una cosa che guardo. Un'altra cosa che guardo è l'esperienza. Ora, l'esperienza ovviamente nessuno nasce imparato, quindi l'esperienza uno non ce l'ha appena esce dall'università, però per Chiaro. esempio l'esperienza la vedo se hanno fatto dei progetti durante l'università, se hanno fatto un hackathon, se hanno partecipato a una competition, anche piccole esperienze, però ecco che non è completamente soltanto teoria, perché un conto è sapere come funziona un random forest o una rete neurale, e un conto è Certo. applicarlo per davvero e avere dei risultati che funzionano. Quando io faccio i corsi, c'è una parte faccio dei corsi ogni tanto alle università, e c'è una parte di esercizi in cui faccio una gara a chi ottiene l'accuracy più alta. E sempre, sempre, tutte le volte faccio il corso, c'è quello studente che mi dice: io ho 100% di accuracy, tutte Fantastico. le volte. E quindi ecco, queste sono le cose che uno da pura teoria non ci fa caso. Invece poi Certo. se lo applica per davvero si accorge che 100% è perlomeno sospetto, se non impossibile. E Chiaro. quindi andrebbe a cercare. Ecco, queste cose qui. Quindi queste cose qui le guardo. Un minimo di esperienza, non so, hanno analizzato i dati all'asilo, qualcosa, però un minimo lo considero, perché mettere le mani in pasta ovviamente è un'altra Quindi cosa. non c'è bisogno per forza di essere un Kaggle Grandmaster, no? Anche aver partecipato ad Hackathon, anche se non si è Sì, vinto materialmente, però no, comunque. certo. Non No, è. certo, oppure ci sono anche, scusa, Vai, vai, vai. ci sono anche dei progetti, per esempio, si chiamano quelli, dei progetti, insomma, per enti caritativi, si chiamano così in italiano, per esempio. Insomma, ce ne sono diversi, comunque fai 2 o 3 giorni con loro e ti danno un problema e è gratis, naturalmente metti a disposizione le tue competenze gratis e poi loro, per esempio sull'inquinamento, su queste cose qui, e alla fine loro si tengono la tua soluzione e tu nel frattempo hai imparato qualcosa. Ecco, queste cose qui, se uno ha fatto queste cose qui, per me è un punto in più, decisamente. Certo. Chiaramente si parla sempre di magari neolaureati che si stanno approcciando adesso al mondo del lavoro, perché Giovani, sì, si presuppone che qualcuno preposizioni che junior. ha già esperienza lavorativa abbia messo mano sui dati, Comunque chiaramente. i senior sono difficili da trovare. Io ho fatto una gran fatica a trovare dei senior. Il problema è che se ci sono dei senior lavorano già per altre ditte. E quindi non è facile. Si devono strappare agli altri. Ok, Sì, ecco, questo io non l'ho detto, però sì. lo dico io, quindi fantastico. Quindi anche il fatto, questo diciamo è un punto su cui riflettere, il fatto che adesso diciamo l'informazione è gratuita e accessibile a tutti, se non è gratuita è quasi gratuita. Come tutta la valanga di corsi che ci sono su Coursera, su Udemy, sono sicuramente utili. Però spesso si pensa appunto di magari diventare degli esperti avendo fatto quelle 10 ore di Due corso, 20 ore di corsi, corso, però non è quello che poi ti fa diventare sì, veramente. sono utili per carità, perché Certo. li ho fatti anch'io, sì che sono Chiaro. utili perché impari una cosa che non sapevi, però ecco, devi avere già la preparazione per poterli affrontare, non ci si improvvisa, quindi sono utili a perfezionare una conoscenza, ma devi avere già un tipo di preparazione, sì, questo io Ok. ci faccio abbastanza caso, perché si fa fatica se no. E invece per quanto riguarda Poi una. il linguaggio. Sì, dimmi. No, un'altra cosa, e questo è per quanto riguarda il curriculum. Poi quando si fa il primo colloquio, io una cosa che guardo spesso è gli do un esercizio e vedo come reagiscono all'esercizio. Non è difficilissimo l'esercizio, però mi interessa vedere come pensano. Chiaro. E
è una cosa che guarda e se hanno voglia di imparare. Quindi se cercano nuove possibilità, se si domandano come funzionerebbe con un altro algoritmo, se non so, ecco, se appunto se hanno voglia di imparare, perché secondo me la voglia di imparare nel lavoro che facciamo è fondamentale. Non ci si può sedere, il nostro lavoro cambia ogni 2 anni e quindi... È vero, è vero. Penso che cioè, una cosa che sicuramente accomuna tutti gli ospiti che ho avuto nel podcast e comunque in generale il mondo della data science, tutti quelli che siamo dentro questo mondo, è proprio la curiosità e la continua, cioè la formazione continua. Devi essere proprio appassionato per fare questo lavoro, perché non ti puoi fermare un attimo. Sì. C'è un mio collega che gli è stato chiesto qualche tempo fa come si fa a diventare un data scientist, e lui... E lui ha detto che legge il curriculum e vede, tipo, alla fine ci sono scritti gli hobby, e negli hobby c'è scritto tipo cucinare, viaggiare, e lui fa: cambia hobby, mettiti okay. a fare un po' di competitions di data science. Esatto. Sì, e poi comunque anche l'attitudine magari al mondo dell'informatica comunque generale fa molto, secondo me, in questo sì, ambito. Sì, e si impara tutto, per carità, però ci vuole una certa... attitudine, sì, anche alla curiosità, assolutamente. Predisposizione, sì. E un'altra cosa che consiglio è: il primo lavoro che fate, trovatevi un capo che sia disponibile e vi lasci il tempo di imparare, vi lasci il tempo di sperimentare cose, perché i primi anni sono fondamentali per questo tipo di certo. cose. Sì, io i primi 2 anni li ho fatti in ricerca, sono ancora in ricerca. Effettivamente è un ambiente che secondo me per i primi tempi io consiglio, cioè mi sento di consigliare, proprio perché la ricerca è molto, cioè, quella libertà di movimento che ti permette anche di sperimentare delle cose, no? Io, per esempio, ultimamente ho sviluppato una Shiny app che non mi era stata richiesta, però ho pensato che poteva essere utile appunto per il team, ed effettivamente poi è risultata molto utile. Io non avevo mai aperto nemmeno il pacchetto Shiny, cioè non l'avevo mai installato. L'ho installato, ho detto: questo pacchetto mi piace, e alla fine è uscita fuori una cosa che sto portando avanti e... effettivamente è molto molto interessante. No, va bene, allora andiamo avanti. Invece a livello di linguaggi di programmazione, abbiamo parlato di NIME, però a livello di linguaggi di programmazione tu quali consigli? Cioè, quali vanno per la maggiore? I classici oppure ne hai qualcuno di inedito? Non so. Ma dipende da cosa ti vuoi specializzare. Quindi, come ho detto, quelli che lavorano con me alla fine finiscono a usare NIME il 90% del tempo. Okay. Qualcuno si è specializzato nella parte di visualizzazione, quindi fa parecchio JavaScript, parecchio, insomma, un po' più di JavaScript. Quindi dipende un po', ecco, in cosa ti specializzi e dove vai a lavorare. Se vai a lavorare in un posto dove usano... dove usano molto molte reti neurali, molto TensorFlow, forse quello è un'altra possibilità. Sì, comunque dipende un po' da quello che vuoi fare. Se per esempio lavori come data engineering, forse un po' di Spark. Certo. Forse. Ok. Ma io a volte, spesso anche questa è diciamo qualcosa che è venuto fuori anche dai precedenti ospiti, spesso forse le aziende si affezionano troppo ad un framework, ad un determinato framework, ad un determinato linguaggio. Secondo te questo, cioè, non lo so, può rappresentare un problema, anche un problema di flessibilità del team? Cioè, perché magari... l'azienda si focalizza su Python, per esempio, e non su R, oppure viceversa, oppure su determinate strutture come per esempio Spark e non un'altra architettura simile. Sicuramente. Da un punto di vista di un data science team, la flessibilità è importante per 2 motivi. Primo, perché l'investimento che si fa, alla fine, se si investe soltanto in un tool e poi il tool non funziona più, passa di moda, non risponde più alle esigenze del gruppo, ovviamente bisogna ricominciare da capo, e questo non va mai bene. E la seconda è: devi assumerla sta gente. Se devi assumere gente soltanto per un particolare profilo, è più complicato. Se invece riesci a assumere gente che hanno profili diversi, usano linguaggi diversi, usano altre cose diverse, ma riesci a farli collaborare insieme, ovviamente è più semplice, perché hai un pool di possibili candidati che è molto più ampio. Chiaro, poi tra l'altro anche perché l'open source comunque
permette a tutti i linguaggi, a tutte le infrastrutture di collaborare perfettamente tra loro. Anche l'integrazione tra R e Python si sta facendo sempre più forte, per esempio, o anche lo stesso SQL, quindi anche da R stesso puoi comunicare con i server SQL, come anche con Python e con altri linguaggi. Comunque è bello avere questo punto di È una vista. questione di diversificazione del portafoglio. Esatto. Tra Cioè, l'altro. è lo stesso, è il motivo per cui Naima è compatibile con Python, con R, con JavaScript, ovviamente, Fantastico. perché sì, non si può investire tutto in uno. Ok, ma giusto per curiosità, Naim è a pagamento o è open source? È open source. Ah, Il Naima fantastico. Analytic Platform è open source. Sì, te lo puoi scaricare, vai su Naima, lo scarichi, Ah, ci magari gli giochi un do po'. un'occhiata. Anche perché essendo compatibile, diciamo, con R mi incuriosisce, magari riesco ad aumentare le mie capacità, ecco. Sì, no, la collaborazione è fondamentale, appunto, i profili da cercare sono, non, se ci si focalizza troppo, poi se, insomma, diventa più complicato assumerli. Dai senior non Fantastico. si trova. C'è qualche altra skill magari che consigli di sviluppare? Non so, qualcosa che certe volte viene trascurato, ma che invece secondo te è molto utile, magari qualcosa viene snobbato, no? Dal punto di vista dell'evangelist, quindi noi non siamo puramente soltanto tecnici, sicuramente ci sono, c'è la skill della comunicazione. Io ci faccio molto caso quando faccio i colloqui e guardo come presentano, se sono chiari, se si spiegano bene. Questo perché nel lavoro che facciamo ovviamente dobbiamo insegnare, insomma, dobbiamo essere chiari nelle cose che spieghiamo. Ma io credo che sia una skill che è un po', sottovalutata nel nostro ambiente, perché per esempio scrivere, io non so perché, ma nel nostro ambiente non sa scrivere nessuno. Eppure è una forma di comunicazione fondamentale, scrivi un post su quello che hai fatto, la tua soluzione improvvisamente diventa da fantastica per 4-5 persone a fantastica per un migliaio di persone. Certo, chiaro. Quindi queste skill diciamo, di comunicazione, secondo me sono un po' sottovalutate nel nostro ambiente e sono fondamentali. E trovare un data scientist che sappia anche comunicare i risultati e perché, che cosa ha fatto e quali decisioni, perché ha preso quelle decisioni invece che altre, è fantastico, è una cosa che è una perla. Certo, ma poi c'è anche tutto il discorso di tradurre l'informazione che viene fuori dal modello in informazione di business, no? O magari Sì. comunicare il risultato a chi non è un data scientist. Quindi c'è O pure anche tutto quello. capire che tipo di applicazione si vuole, perché ho visto cose che fanno: Perfetto. sì, ho capito, ma lo vogliamo così? Sì, ho capito, non ti preoccupare, lo so io. Poi lo fanno dopo 2 mesi e non era quello che volevano, e 2 mesi sono passati, 2 mesi sono Certo. tempo e soldi. Chiaro. Sì, assolutamente. No, la comunicazione secondo me è una cosa su cui non si investe abbastanza e secondo me è sottovalutata perché poi porta a degli errori che, insomma, si pagano un po'. Perfetto. E invece Un'altra è la curiosità, un'altra è la curiosità, è un atteggiamento, ma secondo me si impara pure. Molte volte vedo che le persone, pur di non ammettere che non sanno una cosa, si arrampicano sugli specchi e questo è peggio perché ti Ok. ritrovi con una spiegazione confusa di una cosa che non sanno, tu cerchi di capire, loro alla fine prende tempo e non ci fai una bella figura. Quindi magari in realtà, ecco, io apprezzo molto di più le persone che mi dicono questa cosa non la so, me la studio Me la e me la vado a domando. studiare, certo. Va bene, esatto. Quindi sì, la curiosità secondo me è un atteggiamento che si impara Sì, anche. tra l'altro penso che la curiosità sia contagiosa, quindi se un gruppo è stimolante, la curiosità, diciamo, viene stimolata a sua volta, ma a sua volta è, come dire, autocorrelata, cioè più diventi curioso, più lo diventi ancora di più. Certo, devi essere in un ambiente che favorisce questo tipo di comportamento, questo sicuramente. E poi, sì, una volta che ti accorgi che quando agisci in questo modo hai più risultati, impari di più, eccetera, sì, lo fai più spesso, sì, assolutamente. C'è un self-feedback Esatto, su questa cosa, sì, assolutamente. come la rete neurale che si autoalimenta, no? Come i sistemi, sì, Esatto. come i sistemi. No, no, è vero, è così. Ed è una cosa che secondo me si impara e si dovrebbe imparare probabilmente quando si studia. Sì.
E invece qualcosa che pensi che venga sopravvalutato, ma che per te non è molto utile in realtà? Sì, questo l'ho già detto. Secondo me a volte la gente pensa che identifica il data science con la programmazione e secondo me non è solo quello, cioè non puoi venire da me e dirmi so programmare, quindi imparo a fare il data science, all'incontrario, so fare il data science, quindi imparo a programmare. E questo secondo me è un po' sopravvalutato. Sicuramente perché è più facile imparare a scrivere due linee di codice e farsi assumere. Piuttosto che probabilmente per quello, però sì, secondo me questo è un po' sopravvalutato, questa capacità di programmare e poi dopo imparare il data science. Sì, perché si rischia di fare magari la fine della scimmietta ben addestrata, no? Che sa fare i task, diciamo, a compartimenti Sì, stagni, esatto. poi magari non sa unire i puntini, no? Esatto, come ti ho detto prima, poi vedi queste applicazioni dove non c'è, no, i dati non sono normalizzati, la logica è confusa, oppure anche nella stessa parte di programmazione non hanno isolato le parti che sono i blocchi logici per renderli riutilizzabili, non hanno, insomma, sì, non è, diciamo che diciamo si sopravvaluta, ecco, quelle quattro linee di codice rispetto a quello che poi è tutto il Cioè, progetto. certo. Secondo me. Invece, siccome io, diciamo, negli ultimi anni sono diventato un lettore molto vorace di libri, di saggi più che altro, io chiedo sempre ai miei ospiti, magari, se ci sono dei libri che consigliano, sia dal punto di vista tecnico, quindi per migliorare le skill, appunto, in data science, sia anche, come si dice, collaterali, no? Quindi che magari diano un boost nella professione, non essendo prettamente tecnici. Tu hai magari qualche consiglio appunto di lettura Ne ho interessante? tanti, ne ho tanti. Fantastico, Allora, fantastico. intanto ci sono i libri che ho scritto io, ovviamente, quindi Ah, quelli ok. bisogna leggere. No, ci sono, cioè, allora, io ho scritto due, si sono scritti tanti, però due sono quelli ultimi. Uno è la Guide to Intelligent Data Science di Springer, e quella c'ha tutti gli algoritmi, quelli più comuni, dalle reti neurali al decision tree, al clustering, sono tutti là. E l'altro è il Codeless Ok. Deep Learning with NIME, che appunto fa vedere come si può fare, c'ho tutti quegli esempi di tutte quelle cose che ti ho detto prima, fatte con le reti neurali e col Deep Learning, tutte fatte usando NIME senza scrivere una riga di codice. Quindi quelle sono diverse, c'è la fraud detection, c'è quello delle rap song, la musica non c'è perché l'abbiamo fatta dopo. Cioè, insomma, ce ne sono diversi e fa vedere, diciamo, di complessità crescente. Ok. Comunque, il libro che quando ho cominciato a lavorare nell'analisi dei dati, che un po' mi ha cambiato la prospettiva su come si usano, su come si usa in pratica l'analisi dei dati, perché un conto è la teoria, tutti questi algoritmi, già sapevo Certo. tutto. Però cosa ci si fa in pratica? E il libro che mi ha cambiato un po' la prospettiva è stato Moneyball, non so se lo conosci, c'è il No. film anche, uscì nel 2002, mi pare. Ed è la storia della squadra di baseball degli Oakland A's. Ok. E era una squadra senza soldi, insomma, con un budget piuttosto ridotto. E l'idea era quello che faceva il presidente di questa squadra, praticamente era sicuro che non avrebbe mai vinto perché con il budget che aveva non poteva assumere le varie star del baseball. Ok. E quindi assume un data scientist, uno dei primi, era il 2000 mi pare, assume questo data scientist e riorganizzano le metriche per descrivere le prestazioni sportive dei giocatori e alla fine usano queste metriche per trovare dei giocatori che sono sottovalutati nel mercato, quindi che costano poco per qualche motivo, e che però almeno una caratteristica che manca per completare il team, per completare tutta la copertura delle skills del baseball nel team. E quindi con queste nuove metriche e usando quindi l'analisi dei dati, alla fine mettono su un team con un budget ridottissimo che però colleziona un successo del dietro l'altro. E negli anni 2000 fu una cosa Certo. incredibile.
Poi dopo, siccome lui poi fu assunto, mi sembra, dai Red Sox, il presidente della società, e poi ovviamente questa cosa fu esportata a tutti gli altri club, ora lo fanno tutti, quindi non è più un vantaggio competitivo perché ormai lo fanno tutti. Sì. Però ecco, sì, quello fu l'inizio dell'utilizzo, dell'analisi dei dati sistematicamente per mettere insieme dei team sportivi che fossero al meglio con un budget ridotto. Ed è stato anche l'inizio dell'analisi dei dati applicati nelle human resources. Ah, fantastico. Tra l'altro, ultimamente ho visto una tendenza anche in Italia per quanto riguarda appunto le squadre di calcio, no? Le società calcistiche, che stanno cominciando ad interessarsi molto della cosa. Quindi ho visto anche molti ragazzi che lavorano appunto come data scientist, per esempio nella Roma, nel Milan, insomma, perché... Assolutamente, ormai lo fanno tutti. Ed è cominciato con Moneyball, quindi se leggete il libro si legge, è scorrevole, si legge bene, e dal punto di vista dell'analisi dei dati è interessantissimo, perché certo. È una storia pratica, ed è sì, insomma, una delle maggiori storie di successo dell'analisi dei dati. Anni 2000, Oakland A's, Moneyball. Ok, perfetto, ottimo. Però non hai so detto se che... c'è in italiano. Come? Non so se c'è in italiano, se è stato tradotto in italiano. Ma magari lo faccio sapere dopo agli ascoltatori. C'è anche il film c'è di sicuro. Ok, perfetto. Però avevi detto tanti, quindi qualcun altro me lo devi dire allora. No, questi sono quelli... ci sono quelli di testo, ce ne sono tantissimi, appunto. Questo qui della Springer, poi ci sono i classici sulle reti neurali... ce ne sono tantissimi su questo, non cambia, però quello lì di Moneyball a me mi era piaciuto perché era pratico, che ci faccio con queste cose che so. Va bene, allora... Un altro che ho fatto si intitola Practice in Data Science, questi sono i libri che scrivo per NIME, c'è un mini dipartimento a NIME, si chiama NIME Press, e il Practice in Data Science ha una serie di use cases, tutti gli use cases su cui ho lavorato dagli anni 90 in poi, quindi si va dal classico churn prediction, quello che c'era in giro già all'inizio degli anni 90, e poi ci sono, insomma, la customer segmentation, poi ci si muove verso, per esempio, l'anomaly detection nell'IoT, quindi come si fa a sapere che un motore si romperà. Quindi bisogna predire quando il motore si romperà prima che si rompa, e però nel training set non abbiamo esempi di rottura, che è un po' un problema simile a quello della fraud detection nelle transazioni delle carte di credito. Sono tutti lì, quindi questo si chiama Practice in Data Science, è un altro che ho scritto io. Fantastico. Ho scritto, non l'ho scritto, l'ho editato, è una collezione di blog post che sono stati, che descrivevano use cases. Fantastico. Ok, stiamo arrivando, diciamo, alla chiusura. Prima della chiusura devo fare la mia marchetta, diciamo, del video, perché ragazzi, se siete arrivati al 10° episodio e ancora non vi siete iscritti al canale, è male, quindi dovete iscrivervi al canale per supportare l'iniziativa e farmi sapere appunto se avete altre domande da fare ai prossimi ospiti. Io le prendo tutte in considerazione, mi potete scrivere in privato su LinkedIn, su Instagram, su Facebook, dove volete. Nel mio sito web ci sono diciamo tutti i miei contatti. Soprattutto ringrazio appunto chi l'ha già fatto, perché sto migliorando episodio dopo episodio il podcast rispetto ai feedback che voi mi mandate. E aggiungo appunto tante nuove domande al podcast che lo rendono ancora più interessante. Quindi iscrivetevi al canale, contattatemi, rispondo veramente a tutti, anche perché non siete tantissimi, non ho ancora milioni di iscritti, nemmeno migliaia in realtà, quindi rispondo a tutti, sono felicissimo di parlare con tutti. Ok, allora Rosaria, hai un ultimo consiglio magari da dare, o qualche dritta per, non lo so, dicci un po' tu. Allora, io direi come ultimo consiglio, ripeto quello che dice il mio collega, se volete diventare data scientist, cambiate hobby e mettetevi a fare competitions, mettetevi a fare, a risolvere problemi il data science for good, mettetevi a risolvere problemi gratis, fate quello che volete, ma cambiate hobby e nel tempo libero risolvete
pensate a soluzioni, risolvete problemi, perché questo poi vi cambia parecchio, vi dà delle skills che altre pratiche che altre persone, altri candidati non hanno, questo sicuramente. Quindi sì. perché nel nostro lavoro si lavora, quando non si lavora si pensa a come fare a risolvere certi problemi, e quando non si pensa si studiano nuovi esempi, quindi non c'è versi. Certo, io tra l'altro c'è, ultimamente magari su LinkedIn sta spopolando una serie di challenge che si fanno anche con i dati, tipo 60 giorni di dati oppure 365. 66 days of data. Sì, sì. Quindi secondo me questa è una cosa abbastanza carina, perché anche il fatto di puntare sulla, si dice sulla consistenza, non so se si dice così pure in italiano, consistency is better than perfection, no? Quindi se tu ti alleni ogni giorno, anche per piccole cose, quindi un 1% ogni giorno, poi alla fine ti ritroverai sicuramente molto più skillato rispetto all'inizio. Quindi anche fare queste challenge e tenere traccia magari su una repository su GitHub, no? Questo secondo me fa molto. Magari anche avere dei piccoli side project, no? Quindi anche sviluppare, ne so, una piccola app, un piccolo assolutamente, un piccolo sì. script, no? Fantastico. Quindi sì, assolutamente. No, cambiate hobbies, dedicate un po' di tempo a fare queste piccole challenges, queste cose qui, perché vi danno, sembra poco, ma sulla lunga vi danno parecchia esperienza. Sì, e poi tra l'altro sono anche esperienze divertenti, per esempio quella che dicevi tu degli hackathon, no? Io anni fa, poco prima della laurea, avevo partecipato a Stats Under the Stars, quello statistica sotto le stelle, no? Quindi che si faceva dalle 10 di sera alle 6 del mattino, alle 8 del mattino, una cosa del genere, una cosa folle ovviamente, però molto divertente, perché poi quando ai tempi ci si poteva assemblare, si intende, no? Eravamo tutti nel cortile dell'università, in estate, quindi tutti là la notte con gli occhi rossi a programmare, insomma a risolvere un problema di business. È stato molto divertente e soprattutto anche formativo, perché poi da lì nascono idee. Eccetera, certo, eccetera. No, certo, assolutamente, mi sento di sottoscrivere quello che dice il mio collega, se volete diventare data scientist cambiate hobbies, assolutamente, è fondamentale. Va e bene. Vi divertite. Allora, arriviamo alla domanda bonus, che è quella della chiusura, sì. Che faccio a tutti, la domanda è sempre la stessa, ed è: se tu avessi tutta la potenza di calcolo che ti serve, infinita, la rete neurale più potente e più performante, che cosa ci faresti? Risposta brevissima, in due parole. Allora, a me in realtà non è che mi mancano le risorse, mi manca il tempo. Se io avessi il tempo, tutto il tempo che volessi per fare qualcosa di nuovo, mi dedicherei a fare questi data science for good, e mi dedicherei a risolvere problemi sull'inquinamento, sull'analisi dei dati per studiare lo stato della Terra, quindi l'inquinamento, quali sono i maggiori fattori di inquinamento, le aree geografiche, quali sono le possibili soluzioni, le predizioni, queste cose qui. Ecco, assolutamente farei tutto un framework per poter monitorare e predire continuamente lo stato della Terra. Fantastico, quindi uno scopo nobile. Uno scopo nobile. Perfetto, perfetto. Allora, che dire, siamo in chiusura. Rosaria, io ti ringrazio tantissimo, è stata veramente, secondo me, un episodio di spessore, secondo me sarà molto utile per tutti quelli che lo guarderanno, soprattutto per chi appunto magari si è laureato da poco, per chi cerca lavoro, insomma ha sicuramente delle direzioni adesso da intraprendere, grazie a te a questa chiacchierata. Quindi io ti ringrazio tantissimo, magari si resta in contatto, lo so, ci sentiamo, grazie mille. Magari organizziamo un hackathon e vi invito tutti. Fantastico, fantastico, ci sono, contami. Grazie a voi. Grazie mille, buona giornata.